pubblicitari da Telecitofono, che si sta riprendendo. Non ha avuto un gran successo con la maggior parte delle iniziative culturali in questa università, mi scuso con Carlo, ma diciamo che la nostra università avrebbe bisogno di un po' di vivacità culturale, non dà grandi segnali. Abbiamo comunque voluto organizzare questa iniziativa insieme a Carlo, che per l'appunto ha scritto questo libro, uscito con l'Unità, Viaggio in Cesenia, proprio per riuscire a squarciare un velo di silenzio che in questi anni sulla guerra cecena ha invaso soprattutto i mass media, i mezzi di comunicazione e anche l'opinione pubblica occidentale. È un velo che ha paragonato questa guerra un po' ai conflitti, così come ben ricorda anche il letto Chiesa nella Tentazione, alla guerra contro il terrorismo internazionale, equiparando la guerra cecena che la Russia, per appunto la Federazione Russa, sta combattendo contro alcuni per l'appunto, così come le definisce anche lo stesso Carlo, lo stesso Giulietto Chiesa, una serie di come possiamo definirli, di gruppi armati per l'appunto nel territorio ceceno. È una guerra che ha molti lati oscuri e oggi per l'appunto ci interessava conoscere un po' di più quanto sta avvenendo là. Sono proprio quattro chiacchiere per riuscire a capire meglio quali sono le ragioni di questo conflitto, perché la pace è così, diciamo, impensabile da un certo, anche da un punto di vista strettamente politico-culturale, e così insomma. Per cui ti lascio subito la parola evitando inutili ingaggi. Ok, intanto grazie a chi è venuto e a chi ha dimostrato interesse verso questa iniziativa. Purtroppo, come è stato detto prima, non abbiamo tutte le persone che ci aspettavamo di avere, però questo non ci deve deprimere, ci deve rendere ancora più consapevoli che la più grande battaglia oggi per l'affermazione dei diritti umani non è quella che si combatte nelle piazze dove ci sono delle logiche, delle dinamiche che sono al di sopra di noi, non è quella che si combatte nei luoghi della politica, ma è quella che si combatte nel mondo della cultura e nel mondo dell'informazione. Cioè, se noi oggi siamo l'espressione del nostro paese, e cioè un paese dove pochissime persone si interrogano su una strage civili come quella che è stata compiuta in Cecenia, non dobbiamo illuderci che ci siano delle isole felici, degli ambienti protetti, per esempio l'università, dove comunque ci sia un livello di attenzione, un livello di interesse per certi argomenti alto. Io sono stato qualche giorno fa all'Università di Firenze, siamo stati più fortunati perché c'erano state delle polemiche, quindi dell'incontro ne avevano parlato anche la stampa locale, perché ci sono stati diversi gruppi studenteschi che avevano avuto un po' qualcosa da dire l'uno con l'altro, e quindi tutta questa grande risonanza data all'evento aveva portato un numero di persone che era poco più del doppio di quelle che oggi sono qui per discutere di Cecenia. Quindi se noi siamo venuti qua oggi per sentire dei problemi lontani, magari indignarci, magari sdegnarci e poi però ritornare a casa a fare la vita di prima, ci dobbiamo rendere conto che la guerra in Cecenia è anche dentro casa nostra, o meglio, quell'abisso, quella devastazione mentale e culturale che oggi ci porta a ignorare una guerra con 200.000 vittime e altrettanti profughi. Quella stessa devastazione mentale è quella che ci porta a preferire magari la serata in discoteca all'impegno sociale. E quindi purtroppo, così come
per quanto riguarda anche la tragedia dei Balcani. Noi ci siamo ritrovati La guerra in casa, è il titolo di un bellissimo libro di Einaudi scritto da Luca Rastello, La guerra in casa, perché la tragedia dei Balcani è stata solo in apparenza una guerra tra etnie tribali, noi pensiamo a questi slavi che subiacano e poi sono sanguigni e quindi si sterminano a vicenda. In realtà dietro c'erano giochi geopolitici nei quali anche l'Italia non è stata neutrale. Un parallelo, una situazione esattamente analoga riguarda la guerra in Cecenia. Cioè, il mio discorso adesso vuole partire da che cosa c'entra l'Italia con quello che accade in Cecenia? Perché nessuno può dire di avere le mani pulite, io per primo, seppure in responsabilità molto, molto limitata, io per primo non ho le mani pulite di fronte alla tragedia del popolo ceceno, perché nel 1999, nell'inverno del 1999, quando scoppiava la prima guerra in Cecenia, c'era un governo, il governo del mio paese, che anche a nome mio, quindi anche con rappresentando in teoria me e la mia volontà e i miei interessi, un governo che stipulava accordi di cooperazione militare con la Russia proprio nei giorni in cui Grozny veniva bombardata e ridotta a un cumulo di macerie. Ora, prima di vedere Grozny, lo scrivo anche nel libro, io non avevo idea di che cosa volesse dire un cumulo di macerie. Quando uno dice cumulo di macerie, uno pensa magari ai cantieri dove ci sono i detriti, le pietre, le discariche dove c'è la roba una sull'altra. No, cumulo di macerie sarebbe per esempio uscire da questa stanza e vedere che tutto intorno non c'è un mattone che è rimasto in piedi sull'altro. Questo era il centro storico di Grozny nell'estate del 2000, quindi dopo l'inverno tra il 99 e il 2000, che aveva ridotto in appunto il centro storico di Grozny a un mucchio di sassi di cui non ne rimanevano due in piedi l'uno sull'altro. Allora, che cosa è successo? Che mentre l'Italia stipulava questi accordi di cooperazione militare, per chi è interessato se li vuole andare a leggere, sono le leggi 397 e 398 del 1999, mentre l'Italia appunto stipulava questi accordi, che cosa succedeva? Succedeva che in Cecenia cominciava il secondo conflitto. La prima guerra cecena è durata dal 94 al 96. Allora, per chi studia scienze della comunicazione, il caso ceceno è proprio un esempio da manuale. E cioè, per esempio, si può studiare la differenza tra quello che poi arriva sulle prime pagine dei giornali e quello che invece rimane nascosto. Per esempio, sulle prime pagine dei giornali è arrivato l'attentato in cui ha perso la vita il presidente Kadyrov. Non sono arrivate, per esempio, la scoperta, che ormai è datata a più di 3 anni, nel 2001, sono state scoperte le fosse comuni trovate in territori controllati dall'esercito della Federazione Russa. Nel caso dell'attentato a Kadyrov hanno perso la vita altre 31 persone oltre al presidente, mentre per quanto riguarda le fosse comuni trovate il 24 febbraio 2001 sono stati trovati 51 corpi. Che differenza c'è? La differenza è che un attentato fa notizia in quanto risveglia il sensazionalismo, risveglia anche la curiosità, l'attenzione morbosa da parte di chi legge il giornale e chi guarda la televisione. 51 corpi trovati in una fossa comune sono una notizia scomoda. Perché? Perché innanzitutto devi dire perché quei 51 corpi erano su un territorio controllato dall'esercito russo. Devi dire perché tra quelle 51 persone c'erano almeno 4 donne. Devi dire perché le persone che erano in quella fossa comune avevano le mani e i piedi legati, bende sugli occhi e ferite d'arma da fuoco allo stomaco, al petto o alla testa. Devi dire perché alcuni di quei corpi avevano segni di tortura,
Nel rapporto di Human Rights Watch si parla di orecchie tagliate, dita mozzate e scalpi asportati. E devi dire perché queste persone torturate, legate, uccise e seppellite in una fossa comune vengono spacciate come i necessari effetti collaterali di una sedicente lotta al terrorismo. Allora, che cosa succede? Succede che oggi, purtroppo, e qui per questo parlavo anche che è interessante dal punto di vista della comunicazione, studiare come viene raccontata la guerra in Cecenia. Oggi le voci dei violenti sono quelle che fanno notizia e le voci dei popoli sono quelle inascoltate. Dico le voci dei violenti perché in televisione, sui giornali, noi sentiamo parlare sempre di che cosa? Del governo della Federazione Russa, del presidente Putin, o degli attentati, dei camion bomba, delle azioni di attacco all'esercito della Federazione Russa, che sono due facce della stessa violenza. Purtroppo la situazione in Cecenia è talmente complicata e ingarbugliata che sbaglia chi ragiona in bianco e nero, sbaglia sia chi parla di un esercito che lotta contro i terroristi ceceni e in quanto tale si deve difendere in tutti i modi possibili, ma sbaglia anche chi dice che dall'altra parte c'è un gruppo di partigiani che prende le armi per liberare un popolo, per dare l'autonomia e l'indipendenza a quel popolo. Tanto è vero che la seconda guerra in Cecenia è cominciata con uno sconfinamento, un'invasione del Dagestan, che qui è la Cecenia, qua c'è una specie di L rovesciata che è il Dagestan, che è appunto lo staterello confinante con la Cecenia, invaso da queste truppe che possiamo chiamare ribelli, possiamo chiamare bande armate, le possiamo chiamare milizie irregolari, però è da lì, è da questo sconfinamento che nasce il pretesto che poi dà vita alla campagna elettorale per mandare al potere Vladimir Putin. Putin aveva bisogno di apparire come l'uomo forte, l'uomo che era in grado di mettere il pugno di ferro sulla Cecenia e far valere la sua autorità. Ebbene, quello sconfinamento, così come altri attentati sospetti, si parla appunto di strategia della tensione, perché cosa è successo? Nell'autunno 99 scoppiano delle bombe nelle metropolitane di Mosca. Dopo le indagini scoprono che l'esplosivo usato per quegli attentati veniva trovato solo nelle installazioni top secret dell'esercito. E quindi appunto da qui nascono questi sospetti su una specie di strategia della tensione russa, e cioè c'è chi si è spinto a ipotizzare, e tra questi ci sono anche delle ONG i cui rapporti ho avuto modo di visionare, cioè persone che non avevano nessun interesse a dire che la Russia o chi per lei si è auto-organizzata gli attentati, però anche appunto fonti non sospette dicono che ci sono dei grandi punti interrogativi attorno a questi attentati. Quindi gli attentati più lo sconfinamento di queste milizie hanno portato a quello che è stato il bombardamento più sanguinoso della storia della Cecenia, e cioè quello dell'inverno del 99. Allora, anche qui, perché dicevo che le voci dei potenti vengono ascoltate e quelle dei violenti e quelle dei popoli no? Perché è così vero che i popoli non vengono ascoltati che persino la massima espressione della voce dei popoli, e cioè le Nazioni Unite, la Carta delle Nazioni Unite, inizia con noi popoli delle Nazioni Unite, quindi le Nazioni Unite non sono quelle dei governi, non sono quelle del Consiglio di Sicurezza dove ci sono quelli che hanno il diritto di veto, le Nazioni Unite sono quelle dei popoli. Perfino i documenti ufficiali delle Nazioni Unite vengono ignorati. Qui dice, vabbè, hanno scoperto le fosse comuni, però chi le ha denunciate? Amnesty International e Human Rights Watch. Però non si può dire che magari questi siano al di sopra delle parti, e quindi magari è questo il motivo per cui i giornali non hanno raccontato queste cose. Ebbene, il 5 aprile 2000 c'è un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il 5 aprile del 2000 è stato pubblicato questo rapporto in cui vengono denunciati bombardamenti su colonne di profughi civili in fuga. Ripeto, bombardamenti su colonne di profughi civili in fuga dalla Cecenia. Che cosa vuol dire? Che c'erano queste colonne di gente che stava scappando perché bombardavano Grozny e gli altri paesi,
si sono trovati bloccati al confine con l'Inguscezia, che è la Repubblica immediatamente confinante, e qualcuno ha pensato bene di fare lotta al terrorismo mandando dei bombardieri a sganciare ordigni su queste colonne di profughi. E ripeto, queste cose non le dico io, non sono delle mie deduzioni o delle mie fantasie, ma oltre ad averle sentite raccontare da testimoni diretti quando sono stato presente fisicamente in Cecenia e in Inguscezia, le stesse persone che hanno raccontato queste cose a me e le stesse testimonianze, gli stessi documenti, gli stessi riscontri incrociati sono stati ritenuti attendibili da Mary Robinson e dal commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, di cui all'epoca Mary Robinson era il massimo esponente. Allora, che cosa succede? Perché i bombardamenti sulle colonne di profughi civili in fuga non fanno notizie e noi ogni giorno invece riceviamo uno stillicidio di informazioni parziali, notizie, notiziette, hanno fatto questo attentato, hanno dato quel camion bomba lì, semplicemente perché anche i mezzi di informazione, teoricamente neutri, teoricamente al di sopra delle parti, hanno delle loro priorità, hanno una loro scala di valori, hanno una loro agenda. Questi valori, queste priorità e questa agenda non coincide spesso con quello che noi, ma quando dico noi intendo io, mia zia, la persona che comune che va al mercato e va per strada, non coincide con i valori e le priorità della gente comune, che magari vorrebbe essere informata sulle stragi e sulle bombe sganciate dai governi, così come la gente pretende di essere informata sulle stragi e sulle bombe utilizzate dai gruppi armati che non fanno parte di eserciti regolari. Qual è l'altro motivo per cui noi ci siamo dentro fino al collo in Cecenia? Purtroppo sembra ormai un luogo comune, però anche in questo caso il petrolio è uno dei fattori, non è il fattore chiave, perché purtroppo ci sono anche fenomeni di banditismo, è una vera e propria guerra tra bande su scala macroscopica. La Cecenia è un territorio grande più o meno quanto la Lombardia, dove si svolge una guerra tra bande su scala macroscopica. Cioè c'è un gruppo legalizzato di persone che agiscono al di fuori del diritto internazionale, che è il governo dell'amministrazione Putin, che in violazione di qualsiasi convenzione di Ginevra che impedisce i bombardamenti sui civili, in violazione di qualsiasi convenzione europea per i diritti dell'uomo, fa quello che gli pare, e un altro gruppo di bande armate che agiscono illegalmente e che semplicemente vogliono controllare una zona dove non c'è solo il transito del petrolio, ma ci sono anche snodi per il traffico del caviale, della vodka, eccetera, eccetera. Qual è la differenza tra questi due gruppi? La differenza è che il primo è amico nostro, quindi se noi in quanto cittadini italiani non abbiamo legami ufficiali, politici, formali con le bande armate cecene, abbiamo però, diamo il nostro appoggio, il nostro sostegno, il nostro avallo all'esercito della Federazione Russa, che oggi agli occhi del mondo che cos'è? È una polizia di giustizia, è una forza del bene che deve liberare la Russia dalla piaga del terrorismo. Allora è uno di quei paradossi per cui si deve bombardare Grozny per difendere Mosca, si deve bombardare Kabul per difendere New York dagli attacchi, si deve bombardare Baghdad per difendere la popolazione irachena, si deve bombardare Belgrado per difendere chi sta invece in Kosovo e nelle altre parti della Jugoslavia. Allora, che cosa succede? Succede che oggi si sta disputando una specie di tiro alla fune per il controllo del petrolio. A nord c'è la Federazione Russa che vuole controllare appunto la Cecenia, che è uno snodo fondamentale per il passaggio del petrolio. Quindi, per darvi un'idea, qui dove c'è la mia mano c'è il Mar Caspio, okay? Che è il più grande serbatoio di petrolio del mondo. L'Iraq è la più grande riserva di petrolio del mondo. Cioè, se noi immaginiamo una sorgente di petrolio come una cisterna con un rubinetto, l'Iraq ha la cisterna più grossa, ha le riserve più grosse, però ha un rubinetto piccolino da cui esce poco petrolio perché per il momento sono stati fatti ancora pochi pozzi.
Il Mar Caspio ha una cisterna un po' più piccola sotto, quindi una riserva minore di quella dell'Iraq, però c'è il rubinetto più grosso, immaginate un rubinettone da cui escono ogni giorno migliaia di tonnellate di petrolio. Quindi qui c'è la più grande pompa di benzina del mondo, che è il Mar Caspio, qui c'è il Mar Nero e in mezzo c'è il Caucaso, sto pezzettino di terra dove c'è la Cecenia, il Dagestan, l'Inguscezia, l'Ossezia e così via, e altri paesi. Allora, che cosa succede? Che siccome da una parte e dall'altra c'è il mare, il petrolio via terra può passare da nord o da sud. Può sembrare un dettaglio geografico, però se passa da nord il petrolio, quindi nei territori della Federazione Russa, attraverso gli oleodotti della Cecenia, è controllato dalla Russia. Se passa a sud il petrolio è controllato da noi, perché quegli stati sono amici nostri. Immediatamente sotto il Caucaso ci sono gli stati del Guam, quindi Georgia, Uzbekistan, Azerbaigian e Moldavia. Questa sigla indica appunto questi quattro stati qua, che sono diventati a tutti gli effetti un protettorato della NATO. Quando si sono staccati dalla Federazione Russa, hanno detto alla NATO: noi vogliamo essere amici tuoi, e quindi di fatto oggi abbiamo una estensione della NATO anche nei paesi che stanno immediatamente a ridosso del Caucaso. E che cosa vuol dire? Vuol dire che se il petrolio del Mar Caspio passa da lì, anziché passare dai territori della Federazione Russa, i soldi vengono in tasca a noi. E perché vengono in tasca a noi? Perché in mezzo a tutti questi progetti di nuovi oleodotti c'è anche l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi Italiana, che ha un contratto assieme ad altre 12 compagnie petrolifere. C'è la British Petroleum del Regno Unito, la Statoil della Norvegia, la UNOCA degli Stati Uniti, la Itoku del Giappone, Total Finance della Francia, la ConocoPhillips degli Stati Uniti e appunto, come dodicesima, l'ENI, che c'è il 5% di questo contratto. Per andare dove? Per andare da Baku al porto turco di Seyhan. Baku è appunto una cittadina che affaccia sul Mar Caspio, Seyhan è una località della Turchia. La Turchia, membro della NATO e quindi amico nostro. Che cosa è successo però? Che queste 12 aziende hanno fatto un accordo con un governo, il governo della Turchia, per far passare il petrolio. Quindi anche un'azienda italiana, l'ENI, si è messa d'accordo col governo della Turchia, e fin qui non c'è niente di male. Oddio, uno potrebbe avere dei problemi a dire: ma perché 12 aziende devono avere un potere talmente grande da poter fare accordi con uno Stato? Uno dice: vabbè, però è libero mercato, se queste aziende vogliono accordarsi, c'è libertà di impresa e di iniziativa, devono potersi accordare con un governo. Però, ammesso che sia una cosa sana dal punto di vista della democrazia dare a 12 aziende lo stesso potere di una nazione, la cosa diventa palesemente assurda quando il governo della Turchia si mette d'accordo con queste 12 aziende per dire: io non applico più le leggi. E l'hanno fatto. C'è questo accordo qua che si chiama HGA, Host Government Agreement. Che cosa vuol dire? Tradotto in parole povere vuol dire: tu, governo della Turchia, non mi rompi le scatole mentre faccio i lavori dell'oleodotto, di questo mega oleodotto che collega il Mar Caspio alla Turchia e poi conseguentemente la Turchia a noi. Che cosa vuol dire? Che se nei lavori di questo oleodotto si scatena una catastrofe ambientale, immaginate si rompe un tubo, vapori di benzene che invadono l'aria, oppure c'è una popolazione che vede minacciato il suo diritto all'esistenza, tipo il mega tubone del petrolio richiede lo spianamento di un villaggio o di una città, oppure vengono commesse violazioni perché magari vengono fatti espropri forzati del terreno. Uno dice: no, il terreno non te lo voglio dare per far passare l'oleodotto. Va bene, intanto ti mandiamo le squadracce armate e poi vediamo che cosa succede. In tutti questi casi il governo della Turchia, a nome dei cittadini turchi, ha firmato questo accordo per cui non verranno fatte valere le leggi nazionali. Allora, che cosa succede? A chi è che si può rivolgere uno? A un'organizzazione di arbitrato, che è una cosa dal nome molto altisonante, l'International Center for the Settlement of Investment Dispute, centro internazionale per l'accordo sulle dispute negli investimenti. Che cos'è?
è un'organizzazione di arbitraggio collegata alla Banca Mondiale. Per cui io, cittadino della Turchia, in tutti i casi, se viene lui e mi picchia, vado dalla polizia e ho delle leggi nazionali che mi tutelano. Se invece i miei diritti vengono violati da queste 12 aziende straniere, tra cui anche una italiana, io non è che posso andare dalla polizia o dai tribunali o far valere le leggi ordinarie. Devo dire alla Banca Mondiale, devo andare da questa organizzazione di arbitraggio collegata alla Banca Mondiale, che alla fine deciderà con i suoi comodi e i suoi tempi se dare ragione a me cittadino o alle 12 o al cartello di queste 12 compagnie petrolifere. Allora, questi oleodotti sono un'altra delle ragioni per cui noi la questione della Cecenia ce l'abbiamo sulla coscienza fino all'ultimo, perché negli ultimi anni governi di qualsiasi colore e orientamento non hanno speso una parola o un atto politico per la soluzione, per affermare i diritti delle popolazioni che sono state bombardate dal 99 ad oggi. Uno dirà: vabbè, siamo stati zitti, non abbiamo fatto niente. Può capitare, perché la diplomazia internazionale mica ci possiamo mettere contro la Russia, ma c'è di peggio, nel senso che noi non solo siamo stati zitti, ma abbiamo anche fatto da complici, abbiamo fatto da garanti. Allora, io sono stato in Cecenia nell'estate del 2000, e che vi faccia capire in che stato pietoso e penoso è l'informazione italiana, nel senso che qui oggi non ci deve essere uno che è andato nel 2000 in Cecenia come obiettore di coscienza, non sono andato neanche come giornalista, ho chiuso il mio periodo di servizio civile con una permanenza in Caucaso. Qui ci dovrebbe essere uno che ci è andato ieri, che ci è andato stamattina in Cecenia a raccontarvi quello che succede. Purtroppo, per quanto ne so io, dopo che noi siamo stati a Grozny a vedere con i nostri occhi quello che era successo dopo i bombardamenti dell'inverno tra il 99 e il 2000, che io sappia nessun altro giornalista o operatore umanitario italiano ha raccontato di quello che stava succedendo lì. C'è un bellissimo libro che vedevo qua in giro, che è un libro dell'Anna Politkovskaya, che è una giornalista vera, non è una di quelle che fa il teatrino dalle terrazze degli alberghi, è una persona che è andata in Cecenia e ha vissuto lì. Ce ne sono ancora alcuni di questi giornalisti qua nel mondo, sono una razza in via di estinzione, perché oggi per raccontare le cose basta fare un copia e incolla di qualche agenzia internazionale, ormai le agenzie coprono anche il materiale video, quindi dalla redazione di Roma con il fondoschiena ben incollato sulla poltrona possono fare degli ottimi reportage sulla Cecenia ordinando notizie di agenzie, mettendo insieme video delle grandi agenzie internazionali. Quindi dicevo che io sono stato nell'estate del 2000, nel giugno del 2000, tornato a metà giugno, ecco perché vi dicevo che noi abbiamo fatto un po' da complici, da garanti, abbiamo fatto da spalla al governo della Federazione Russa. Io tornavo a metà giugno del 2000, dopo essere stato nei campi profughi, dopo aver visto donne che ti prendono il bambino, ti alzano la maglietta e ti fanno vedere le cicatrici dei proiettili sullo stomaco di un bambino di 3-4 anni, dopo essere stato a Grozny, aver visto interi quartieri, immaginate un quartiere come questo, no? Dove ci sono solo scuole, case, non c'è neanche una caserma, non c'è neanche un obiettivo militare, neanche un traliccio della luce, una zona residenziale completamente bombardata e crivellata di colpi. Avevo visto queste cose, avevo parlato con chi aveva fatto l'inverno sotto le bombe, però per principio non se n'era voluto andare da Grozny. Avevo visto tutte queste cose. Torno nell'estate del 2000 e scopro che il governo progressista, amico dei popoli, amico della pace, che difende i diritti umani, che affonda le sue radici nelle grandi lotte per l'emancipazione del Novecento, aveva detto che in Cecenia non stava succedendo niente. All'epoca c'era il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è una storica istituzione internazionale che ha un livello molto alto di standard per i diritti umani, che aveva fatto una risoluzione, una raccomandazione del 6 aprile 2000, la numero 1456. Allora,
Il succo di questa raccomandazione era: cara Russia, o tu trovi una soluzione politica per la Cecenia e alzi il tuo rispetto dei diritti umani lì, oppure tu vieni sospesa dal Consiglio d'Europa. Allora, il 27 giugno del 2000 c'era Lamberto Dini, che era il presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Allora Dini ha scritto un documento, il documento 8783 del 27 giugno 2000, in cui si dice che la situazione in Cecenia è migliorata in modo incontestabile. Allora, se avesse detto la situazione in Cecenia è migliorata, gliel'avrei fatta passare, però ha detto è migliorata in modo incontestabile, vuol dire che nessuno può contestare questa cosa, allora mi è saltata la mosca al naso e ho scritto una lettera dicendo che io mi permettevo di contestare quello che diceva lui perché la Cecenia l'avevo vista 2 settimane prima che lui dicesse queste cose false, che poi sono servite come lascia passare per la Russia a essere riammessa nel Consiglio d'Europa. Allora, questa lettera, all'epoca vi ricordo che c'era il governo progressista di sinistra eccetera eccetera, l'unico che ha avuto il coraggio di pubblicare degli stralci di questa lettera qua è stato il quotidiano Avvenire, che in mezzo a tutto il calderone di questo trionfalismo, ha migliorato la situazione in Cecenia, eccetera, eccetera, ha inserito anche questo trafiletto qua in cui io dicevo semplicemente a Dini: se non ha il coraggio di dire che in Cecenia continuano delle violazioni di diritti umani, almeno si dimetta, non abbia sulla coscienza il peso di questa complicità con un governo che ha organizzato bombardamenti su colonne di profughi in fuga. Oggi che cosa succede? Oggi succede che la Cecenia è ormai un paese normale. A marzo dell'anno scorso c'è stato un referendum costituzionale, poi ci sono state delle elezioni e adesso i campi profughi iniziano piano piano a svuotarsi. Questa è la versione ufficiale, che è vera, è vera. L'unico problema è che nessuno dice che c'è stato a marzo un referendum costituzionale e poi tra parentesi quello che nessuno scrive, truccato. Nessuno dice che ci sono state delle elezioni, tra parentesi la frase che non si dice, in cui squadre paramilitari hanno fatto pressione sui candidati e se ne sono ritirati 4 su 10. Nessuno dice che i campi profughi si stanno svuotando, ma rimane tra parentesi dopo che l'esercito della federazione dà l'ultimatum, dice: se entro il giorno tot non svuotate il campo profughi, noi il giorno tot più uno arriviamo coi bulldozer a spianare tutte le tende. Per cui questa è la normalità della Cecenia. Chi è scappato dalla Cecenia, perché si stanno svuotando i profughi? Perché il numero il censimento dei profughi diminuisce sempre di più? Primo, perché i nati fuori dalla Cecenia, quindi in Ingushezia, in Georgia, in Dagestan e in altre repubbliche, in altri stati che hanno ospitato i profughi, chi è nato dopo il 2001 non viene più incluso nel diritto nell'elenco dei profughi. Quindi lei è una mamma cecena, lui è un papà ceceno, se il figlio è nato fuori dopo il 2001 non rientra, non è più ceceno. Seconda cosa, ci sono gli anziani che iniziano a morire, quindi il numero diminuisce. Terza cosa, chi è scappato dalla Cecenia e aveva meno di 16 anni non aveva i documenti e quindi non risulta ufficialmente nell'anagrafe dei ceceni scomparsi o comunque costretti a fuggire dalla guerra. E quindi che cosa succede? Che adesso in Ingushezia, per esempio, che è lo stato confinante che ha accolto il maggior numero di profughi, in Ingushezia è rimasto solo un campo profughi di quelli con le tende, dove ci sono dentro 1500 persone. Però i profughi in Ingushezia sono 56.000 e tutti gli altri dove stanno? Allora, quei 1.600 che stanno per essere sgomberati, perché nel frattempo, proprio in questi giorni, è arrivato l'ordine di sgombero anche per l'ultimo campo profughi, quei 1.600 erano quelli scomodi, perché stavano nelle tende, perché erano visibili a tutti, perché le macchine quando passavano li vedevano, addirittura c'era un campo profughi fatto da un treno. Io ci sono stato, c'era un treno dove viveva dentro la gente, immaginate che casa vostra, tu, tuo papà, tua mamma e altri 3 fratellini state in uno scompartimento di treno da 6 persone e quella è casa vostra. Per cui quei profughi là, questi 1600, sono quelli che danno fastidio, quelli che la gente vede, quelli che sono visibili agli occhi di tutti. Gli altri 50.000 stanno negli insediamenti spontanei, quindi case diroccate che vengono occupate dai profughi,
nelle fabbriche dismesse, in altre strutture messe a disposizione da privati, e quelli non danno fastidio, perché stanno dentro questi baracconi qua. E io ho visitato un campo profughi che era una stalla, e continuava ad essere una stalla anche quando sono andato io, con la differenza che oltre alla mucca c'erano anche dentro le famiglie che ci vivevano. Quindi, che cosa succede? Che oggi c'è una finta normalizzazione. I profughi vengono fatti sfollare con la forza e vengono mandati, rimandati in Cecenia con prospettive fantomatiche. Gli danno 35 euro a testa, l'equivalente ovviamente in rubli, 35 euro a testa, e gli danno degli alloggi fatiscenti che le organizzazioni umanitarie internazionali e quelle russe alloggi secondo loro che non supereranno l'inverno. Questo per quanto riguarda i profughi. Per quanto riguarda il referendum costituzionale, a parte il fatto che il referendum è stato preceduto da un censimento truccato, secondo i dati del censimento ci sarebbero 1.088.000 ceceni. Il problema è che qualcuno ha fatto notare che se vale questa somma, questa cifra è 300.000 persone in più di quanti ce n'erano nel 98. E quindi sembra un po' strano che dopo 5 anni di guerra, con 200.000 vittime e 200.000 profughi, ci siano 300.000 ceceni in più. Quindi 2, 2, 4 e 3, 7... c'è una differenza un po' nei calcoli di 700.000 persone. Però c'era bisogno di avere un numero alto proprio per dire che cosa? La Cecenia è normale, sono tornati tutti a casa, anzi non solo sono tornati tutti a casa, ma fanno anche figli, quindi sono di più rispetto a quelli che erano prima. Poi, il censimento, il referendum costituzionale. A marzo è stato votato questo referendum. La cosa geniale, e qui rinnovo l'invito a chi studia scienze della comunicazione, a fare magari, fate un lavoro, una tesi, qualche cosa, non lo so, andate a vedere le fonti, e vedrete che non esistono fonti di prima mano italiane per quanto riguarda il referendum costituzionale della Cecenia. Cioè, che cosa vuol dire in sintesi? Che nessuno si è letto il testo della Costituzione, perché il testo della Costituzione cecena non esiste in italiano, è stato tradotto vari mesi dopo, questo è la Costituzione del marzo 2003, io ho trovato un testo in inglese tradotto per caso da un volontario nel gennaio 2004. Quindi chi ha parlato della nuova Costituzione cecena lo ha fatto senza sapere di che diavolo stava parlando, perché quel testo, o tutti i giornalisti italiani sanno leggere il russo, cosa di cui io dubito fortemente, oppure la cosa più probabile è che chi ha parlato di quella Costituzione lo abbia fatto utilizzando che cosa? La materia prima più economica, che non è un giornalista che sa parlare il russo e scrive con cognizione di causa, ma sono le notizie di agenzia magari scritte a Londra, a Washington o a Parigi, dove si commentava quel referendum lì. E tu mi dirai, ma che cosa c'ha di strano e di importante sto referendum, da dover avere tutta questa attenzione? Allora, immaginate che in Italia venga approvato un referendum dove si dice che il Presidente dell'Unione Europea ha il potere di mandare a casa Berlusconi e sciogliere il governo. È una cosa incredibile, cioè noi italiani votiamo, ci diamo un governo, eleggiamo un presidente, perché deve venire il presidente dell'Europa a dire che dobbiamo andare tutti a casa? Ebbene, la Costituzione cecena all'articolo 72 e all'articolo 95 dà al presidente Putin il potere di sciogliere il governo e di destituire il presidente ceceno. Il che vi faccia capire quanto questa Costituzione è stata un'espressione della volontà del popolo, una Costituzione nata dal basso, dalle esigenze, la volontà del popolo ceceno, eccetera, eccetera. Questo è stato un foglio di carta scritto a Mosca che i ceceni hanno votato con la pistola puntata alle tempie, perché era l'unica soluzione per uscire, o almeno veniva visto questo referendum costituzionale come l'unica soluzione per uscire da quel pantano di violenza e di guerra nel quale quel popolo è stato schiacciato per 4 anni.
In tutto questo che cosa succede? Che i russi sono tutti cattivi? Io credo di no. Io, i soldati russi che ho visto, oltre ai racconti strazianti che ho sentito fare dai profughi, è stato altrettanto straziante vedere sti ragazzi molto più giovani di voi, cioè ragazzi di 18-19 anni, soldati di leva, che venivano mandati ai posti di blocco a rischiare di saltare in aria per un attentato e che, come una coperta di Linus per avere più sicurezza, si riempivano tutte le tasche dei giubbotti di cartucciere, di pistole, c'avevano i proiettili della mitragliatrice avvolti a tracolla, eccetera, eccetera. Allora, che cosa succede? Come nascono? Da dove? Quali sono gli ingredienti per formare un criminale di guerra? Cioè, le torture che abbiamo visto nelle carceri irachene, così come le fosse comuni, le torture subite dalla popolazione cecena, da dove nascono? Da quale intelligenza maligna prendono vita? Allora, noi immaginiamo il torturatore come una persona magari massiccia, tutta piena di cicatrici, scavata, che ha anni e anni di guerra, mentre magari un torturatore, un soldato dell'esercito russo che uccide la gente a sangue freddo, magari è uno di quelli che hanno denunciato le torture subite nelle divisioni dell'esercito. Nel rapporto 2001 di Amnesty International, per la prima volta vengono spiegate le tecniche di addestramento dell'esercito russo. E vi assicuro che è roba che, anche preso qualunque di voi, anche la persona più pacifica e più buona nell'anima, sottoposta a questi trattamenti diventa ciò che l'esercito vuole che lui diventi. Allora, questi quattro combattenti hanno denunciato il fatto che i soldati di leva erano sistematicamente picchiati dagli ufficiali di grado superiore e i soldati venivano rinchiusi per giorni in gabbie speciali simili a quelle degli zoo collocate davanti alle baracche. Il soldato Vladimir Demakov ha provato a denunciare questi trattamenti, è andato dal suo superiore e ha denunciato il trattamento subito dai compagni, ha presentato un esposto al comandante dell'unità. Dopo aver presentato questo esposto è stato picchiato e rinchiuso in una gabbia per 15 giorni, così come a dire, fatti i fatti tuoi, che è meglio. Allora, che cosa succede? Succede che, come sempre, anche la retorica militare, anche la retorica dell'eroismo, anche la retorica della patria, in realtà nasconde questi crimini di guerra, e cioè abusi e violazioni che vengono fatte prima sui ragazzi russi, che a 19 anni vengono mandati a uccidere dopo essere stati trasformati in criminali di guerra. Quindi la retorica eroico-patriottico-militarista nasconde prima questo tipo di torture qua, e poi quelle che queste persone ormai deviate mentalmente e psicologicamente commettono ai danni della popolazione civile. Chi è dalla parte di questi ragazzi? Non certo gli antimilitaristi, che odiano gli eserciti e chiunque vi faccia parte in tutte le sue forme. Non certo i finti patriottardi che dicono i nostri ragazzi, quando invece sono i ragazzi che mandano a morire. Gli unici che hanno provato a fare, le uniche che hanno provato a fare qualcosa per denunciare le torture fatte nell'esercito, che hanno poi come conseguenza l'innesco di questa spirale di strage di morti in Cecenia, è l'Associazione delle Madri dei Soldati. Le Madri dei Soldati di San Pietroburgo sono un'organizzazione che ha preso parte attiva contro le due guerre in Cecenia, proprio perché non riguardavano, non hanno lottato contro un'idea astratta di guerra, ma contro quella guerra concreta che mandava a morire i figli loro. E prendendo durante la prima guerra in Cecenia c'è stata una forte protesta da parte della popolazione russa, poi c'è stata nel 99 una fortissima propaganda, per cui immaginate porta a porta Bruno Vespa che dice per 6 mesi i calabresi sono tutti dei terroristi, e allora alla fine l'Italia si convince e va a bombardare la Calabria da Milano, da Roma. E la stessa cosa è successa in Cecenia. Allora, che cosa è successo? Che queste madri dei soldati offrivano assistenza a membri dell'esercito che
denunciavano le torture ricevute dai superiori. Allora, l'amministrazione Putin si è imbestialita, gli ha mandato un'ispezione, hanno richiesto l'apertura di un'inchiesta su questa organizzazione, il Ministero della Giustizia russo è andato negli uffici di questi qua, ha sequestrato tutte le carte dove c'erano i nomi e cognomi dei soldati, c'erano le descrizioni delle denunce, c'erano i dati sensibili. Hanno trovato un crocifisso nel cassetto e hanno detto che l'organizzazione doveva essere chiusa. Perché? Perché lo statuto dell'Associazione delle Madri dei Soldati era aconfessionale. Allora hanno trovato il crocifisso, ma tu allora non sei conforme allo statuto, devi chiudere, presenti un nuovo statuto e vediamo che succede. Il 7 agosto del 2003 la registrazione del nuovo statuto è stata rifiutata. Quindi adesso queste madri dei soldati agiscono oggettivamente nell'illegalità. E dal 1 gennaio al 30 giugno del 2003 le madri dei soldati di San Pietroburgo avevano contattato 307 soldati, documentando 241 casi di arruolamento forzato, 113 casi di tortura, 40 casi di estorsioni, 35 casi di pressioni psicologiche e 14 casi di lavoro forzato e schiavismo all'interno dell'esercito, della grande federazione russa, la grande polizia che in nome della democrazia e dei diritti umani combatte il terrorismo ceceno. Allora, tutto questo per dire cosa? Per dire che esistono documenti pubblici ma sconosciuti, e cioè oltre alla mia esperienza personale in Cecenia, quello che ho scritto qua non mi ha richiesto un lavoro di indagine, non sono dovuto andare nei ministeri a scartabellare fascicoli segreti, sono tutte cose di dominio pubblico che però non arrivano sulle prime pagine dei giornali, perché se arrivano sulle prime pagine dei giornali dovremmo renderci conto, e soprattutto la nostra classe politica dovrebbe rendersi conto, che di fronte a quello che succede in Cecenia non c'è nessun politico che abbia la coscienza e le mani pulite. Allora, questa roba qua, di questa roba qua non si può parlare, perché parlare di Cecenia obbliga a farsi una domanda molto, molto cruciale, molto importante, e cioè che cosa si può fare in situazioni simili a quelle della Cecenia, simili a quelle dell'Iraq, simili a quelle del Kosovo, simili a quelle dell'Afghanistan, invece di un bombardamento? Perché i casi sono due. O noi andiamo a bombardare la Cecenia per liberarla, così come abbiamo bombardato il Kosovo. Dovremmo bombardare anche Mosca per liberare la Cecenia, perché abbiamo bombardato Baghdad nel 91 per liberare il Kuwait, abbiamo bombardato Kabul nel 2001 per proteggere gli Stati Uniti e per combattere i terroristi, dovremmo bombardare Mosca fin quando non risolve la situazione della Cecenia. Non si può fare, perché bombardare Mosca significherebbe innescare la terza guerra mondiale. Allora, i casi sono due: o stiamo zitti e non facciamo niente. E allora ammettiamo però che ci sono vite umane di serie A e vite umane di serie B. Gli iracheni sono di serie A, perché qualcuno ha deciso così, magari perché c'è il petrolio, magari perché ci sono interessi. In Congo 3 milioni di vittime in 10 anni, quasi un mezzo olocausto, 3 milioni di vittime in 10 anni, la vita dei congolesi era di serie B, perché lì non c'erano grossi interessi, quindi lì si potevano scannare come volevano. Anche l'assurdo adesso, chi ragiona dice, ma se ce ne andiamo in Iraq succede il caos e l'anarchia. Ma nel mondo c'è il caos e l'anarchia, in Congo sono morte 3 milioni di persone, in Cecenia 200.000, chi è che decide che noi dobbiamo ragionare solamente sull'Iraq? Allora i casi sono due: o diamo un valore diverso alla vita umana a seconda di chi la opprime, e allora chi muore in Cecenia possiamo far finta di niente, i dissidenti che vengono condannati a morte in Cina perché mandano un'email contro il regime e non ci possiamo fare niente perché la Cina è forte, chi sta nei bracci della morte degli Stati Uniti, 50 milioni di poveri negli Stati Uniti non fa niente, non è un'emergenza umanitaria, in Turchia i curdi repressi ma la Turchia è amica nostra, è membro della NATO, e quindi possiamo scegliere se dare la vita umana un valore diverso a seconda di chi la opprime, oppure possiamo dire, ma c'è una soluzione alternativa al bombardamento? Possiamo fare con la cooperazione, con le organizzazioni umanitarie, con un sostegno, con una presenza di civili internazionali, quello che non ci è consentito fare con i bombardieri. Ma allora, se c'è un altro intervento possibile,
Perché non lo applichiamo anche nelle altre situazioni? Allora, ragionare di Cecenia non significa solamente ragionare di Putin che fa una politica criminale o di bande armate che mettono a rischio la popolazione civile nel suo complesso. Significa anche ragionare noi, io, cittadino italiano, e chi mi rappresenta e chi mi governa, che scelte, che modello di sviluppo, che modello di civiltà ho per il mio futuro, per casi come questo e per tutti gli altri casi in cui non ci basterà bombardare o non potremo materialmente bombardare per difendere una popolazione oppressa. Siccome la risposta a queste domande c'è, ma ce l'hanno solamente i centri di ricerca per la pace e la risoluzione non violenta dei conflitti, siccome la risposta è ancora nelle università, è ancora racchiusa tra le pagine di storia dove ci insegnano, ci stanno facendo una testa così con il D-Day, per dimostrare che solo un bombardamento di una potenza buona può liberare un popolo. Ma perché non ci raccontano che cosa è successo nell'India di Gandhi, che ha mandato a casa una potenza coloniale senza sparare una pallottola? Perché non ci raccontano come è stato sconfitto l'apartheid senza che nessuno abbia bombardato Pretoria? Perché non ci raccontano come hanno sconfitto la segregazione razziale negli Stati Uniti senza che nessuno sia andato a bombardare Washington perché facevano i pullman separati per i bianchi o per i neri? Allora, rispetto a questo, purtroppo, siccome le risposte a queste domande ce le ha solo chi si occupa di scienza dei conflitti, chi si occupa di cultura della non violenza, ma i politici nostri ancora non ce l'hanno, siamo destinati a non sentir parlare di queste cose, anche se le scrivono le Nazioni Unite, anche se le scriviamo in cielo con gli aerei fumogeni, anche se attacchiamo i manifesti per tutte le città d'Europa, di queste cose non sentiremo mai parlare fin quando la nostra politica sarà da una parte ignorante in campo di diritto umanitario e di cooperazione internazionale e di soluzione non violenta dei conflitti, dall'altra criminale e complice, perché così come oggi Berlusconi dice che in Cecenia non succede niente, così ieri D'Alema continuava a dare soldi a fondo perduto alla Fiat, che poi non è che aiutava gli operai italiani, ma andava a fare gli accordi, le pastette col governo russo per fare le macchine a minor costo, si continuano a dare finanziamenti alle imprese militari e alle industrie delle armi italiane, si continua a far finta di niente quando ci sono denunce su fosse comuni e violazioni dei diritti umani, tutto perché noi siamo grandi amici della Russia, siamo grandi partner commerciali e militari e soprattutto perché tutti quanti insieme stiamo partecipando a questa grande finzione teatrale della cosiddetta lotta al terrorismo, che altro non è se non un modo per affermare il potere di oligarchie criminali e mafiose, simili a quelle che oggi governano la Russia e simili a quelle che negli Stati Uniti hanno trasformato nell'uomo più potente del mondo un ex alcolizzato figlio di buona famiglia che ha vinto le elezioni con brogli palesemente documentati e passati alla storia, ma non purtroppo alla cronaca. Ora, dopo questo quadro desolante, che cosa si può fare? Che cosa possiamo fare noi? Niente. Noi non possiamo fare niente, se non salvare noi stessi. Cioè, l'obiettivo nostro, così come diceva Don Milani, io non voglio salvare il mondo, voglio cambiare quelle 16-20 persone che riesco ad aiutare nel corso della mia vita. E ha scelto dei ragazzi ai quali si è dedicato tutta la vita e stranamente, anche senza volerlo, alla fine ha cambiato il mondo aiutando quelle 16 persone. Così noi oggi non possiamo fare niente se non ricordare a chi vuole oggi il nostro voto, da destra e da sinistra, ricordare anche al nostro sindaco, ai nostri consiglieri comunali, ai nostri candidati per le elezioni provinciali, ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro, ricordare che chiunque parla di democrazia e di difesa militare dei diritti umani non può farlo, non ha il titolo morale di farlo, se non prende atto e coscienza di altre gravissime violazioni dei diritti umani che avvengono non con il nostro apporto contrario, ma con la nostra complicità e la nostra connivenza. Quindi la cosa più bella che uno può fare per sé e per gli altri è quella di liberarsi la testa
dalla propaganda di tutte e due le parti, che sono da una parte ceceni terroristi, dall'altra ceceni partigiani. Non è così. I ceceni sono una popolazione molto complessa, come dire gli italiani sono tutti mafiosi. Non è così. Oppure gli italiani sono tutti dei grandi Latin lover. Non è così. La popolazione cecena è fatta da una grande maggioranza schiacciata, alla quale importa poco dell'indipendenza o dello status politico, importa di non essere uccisa la notte dopo, importa di non essere portata nei campi di filtraggio, che sono questi campi di concentramento di cui nessuno sa niente e che nessuno ha potuto visitare, neanche il commissario ONU per i diritti umani, e quindi la stragrande maggioranza della popolazione cecena vuole semplicemente essere sicura che domani potrà vivere e mangiare senza che nessuno metta in pericolo la sua esistenza. Quindi, rispetto a tutto questo, quello che possiamo fare è poco e forse niente, però è fondamentale. Cioè, nel momento in cui avremo liberato la nostra testa e quella di più persone possibili dalla propaganda, dagli stereotipi, dal fatto di dare importanza solo a chi urla di più o a chi fa scoppiare più bombe o a chi ha l'esercito più forte, nel momento in cui noi avremo fatto quest'opera di ecologia della mente, di resistenza culturale, ebbene avremo fatto già un grosso passo in avanti affinché chi domani guiderà il paese non commetta di nuovo degli atti di complicità criminale come quelli che sono stati commessi dal 99 a oggi, dopo lo scoppio della seconda guerra in Cecenia. Scusate se vi ho rubato troppo tempo, sono stato fin troppo prolisso. Ovviamente purtroppo oggi non siamo tantissimi, quindi forse non so se sarà più facile o più difficile chiacchierare un po' o fare un po' di dibattito, di scambio. Però ovviamente se qualcuno ha qualcosa da chiedermi lo può fare volentieri. Immagina un casello autostradale con due casellanti, con tre casellanti, ok? Immagina che ogni casellante si mette in tasca i soldi che gli danno gli automobilisti. Quindi oggi come oggi la Russia controlla un casello e mezzo, che è la Cecenia, ancora in forze, ancora teatro di scontri. Gli stati amici della NATO e questo cartello di 12 compagnie petrolifere controllano un terzo casello autostradale. Ora, il fatto che ci sia una situazione di instabilità in Cecenia, siccome questo oleodotto è ancora in costruzione, se in Cecenia continua a esserci una situazione di instabilità, quell'oleodotto nuovo degli amici nostri, dei paesi occidentali della NATO, diventa indispensabile. Se invece la Cecenia si stabilizza, trova una qualche forma di trova uno status giuridico che possa garantire la sicurezza della popolazione, e quell'oleodotto diventa attivo a tutti gli effetti, quel oleodotto nuovo rischia di, non dico di diventare superfluo, ma di passare in secondo piano, cioè tutto il grosso traffico, tutto il grosso transito del petrolio arriverebbe negli oleodotti della Federazione Russa e in quell'oleodotto che transita per la Cecenia. Quindi il fatto che lì ci sia una situazione di instabilità sicuramente non è una cosa pianificata a tavolino dalle compagnie petrolifere, credo io, però è una cosa che torna comoda. Perché nel momento in cui il petrolio del Caspio non può più passare dalla Cecenia, allora parte di quel petrolio dovrà passare per forza dai nuovi oleodotti degli amici nostri. Quindi, sintetizzando in due parole, si tratta di un tiro alla fune per il controllo di un business. La seconda potenza, o quella che è la terza dopo la Cina, potenza mondiale, che è la Russia, vuole controllare questo flusso di petrolio, c'è chi sta mettendo in discussione il monopolio di questo business del petrolio del Caspio. Non so se... Per cui lo stato giuridico attualmente è una specie di... È una repubblica che fa parte della federazione. Come dicevi, però, costituzionalmente controllata fortemente dal fatto che il presidente russo ha il potere di nominare, cioè destituire il presidente. Quello che non ho ben capito, all'interno degli equilibri russi,
gioco sta giocando la Cecenia, cioè tu hai parlato del ruolo di Putin e del fatto che comunque Putin ha investito molto come nel conflitto ceceno anche per arrivare alla presidenza russa. Attualmente però, diciamo, da questo punto di vista, il popolo ceceno, adesso al di là del fatto che tu dicevi che in effetti, come leggevo anche nel libro, ci troviamo di fronte a bande armate che con il popolo ceceno hanno poco o nulla a che fare, quelle che appunto creano, fanno scoppiare bombe, che comunque sono in conflitto con l'esercito russo, ma il popolo ceceno in tutta questa partita che cosa sta giocando? Cioè, quale, diciamo così, futuro ha anche nell'ipotesi abbastanza ipotetica per l'appunto di un giorno vedersi riconosciuta la propria indipendenza, cioè quel popolo ha il desiderio comunque di avere riconosciuta la propria indipendenza rispetto alla Federazione Russa, di avere una propria identità di popolo, di avere per l'appunto quella costruzione dell'autodeterminazione che è un diritto riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Tutto questo, quello che mi è sembrato di capire nelle poche cose che ho letto, è proprio che in sintesi quel popolo non gli viene riconosciuto il diritto alla propria autodeterminazione. No? La maggior parte dei ceceni comunque si trovano in situazione sono profughi oppure vivono in città bombardate e distrutte. Ecco, ti chiedevo in un attimo di spiegarci come stanno le cose da questo punto di vista, se sono stato abbastanza. Allora, ora come ora, il diritto all'autodeterminazione non è tra i più sentiti dalla popolazione cecena, per quanto mi riguarda, per quello che ho avuto modo di capire io. Ora come ora, la principale priorità per chi vive in Cecenia e rischia continuamente o le rappresaglie dell'esercito della federazione, perché non c'è solo l'esercito della federazione, ci sono anche l'OMON, ci sono queste truppe paramilitari, ci sono i servizi segreti, ci sono i corpi speciali, c'è un sacco di gente che va in giro in Cecenia e se gli stai antipatico ti spara. L'8 aprile è stato bombardato un quartiere dove ci sono le fotografie, se andate sul sito della ONG russa Memorial, magari il telecitofono le può recuperare queste foto su internet e trasmetterle, perché non le ha mandate in onda nessuno. L'8 aprile c'è stata un'azione degli aerei della Federazione Russa che hanno bombardato, come accade dal 99 a oggi, un intero quartiere, ed è stata documentata la morte di una donna che aveva cercato di proteggere ma non ce l'ha fatta, morta sotto le macerie insieme a 4 figli che avevano dai 6 mesi ai 3 anni di età. Quindi questa è la vita quotidiana. Di più, c'è stato un processo ultimamente in cui un capitano è stato assolto. Che cosa aveva fatto questo capitano? C'era una jeep che non si era fermata a un posto di blocco, ha dato ordine di sparare, non sulle gomme, ad altezza finestrini, ed è morto uno degli... è morto l'autista di questa jeep, che era un insegnante. Poi si è scoperto che erano persone totalmente nuoche, c'era stato un errore, forse un fraintendimento, non avevano sentito l'alta. Allora, cosa è successo? C'erano altre 4 persone nella macchina, questi sono tutti fatti documentati, cioè il processo ha accertato quello che io vi sto raccontando, e cioè che c'erano altre 4 persone nella macchina che sono scese, gli è stato detto di andare via, questo capitano ha parlato col comandante e ha avuto l'ordine di sparare, quindi questi 4 civili disarmati sono stati uccisi alla schiena da forze della Federazione Russa perché era capitato così. Allora, ripeto, tutto quello che vi ho detto è stato accertato e messo agli atti del processo, però questo capitano è stato assolto da una giuria popolare di 12 cittadini della Federazione Russa per 2 motivi, perché aveva avuto un ordine, e quindi lui, c'è questa visione dei militari come meri esecutori di ordini, che però fortunatamente è stata messa in discussione fin dal processo di Norimberga, e perché in fin dei conti si trattava di ceceni. Quindi questo è il motivo per cui è stato assolto, perché si riconosce che è stato compiuto l'atto, ma non si riconosce la colpevolezza. Quindi ti ho dato questi 2 esempi per farti capire qual è il tenore della vita quotidiana in Cecenia. Ok, allora, per questo che ti dicevo che il diritto all'autodeterminazione non è l'esigenza sentita con più forza
dalla popolazione russa, di autodeterminazione dei popoli, di status giuridico di una nazione, di indipendenza all'interno di un quadro di una federazione, possiamo parlare noi, che noi sappiamo che uscendo di qua non c'è nessuno che ci spara. Ma oggi come oggi, il diritto chiave attorno a cui ruota tutto quanto è il diritto all'esistenza, cioè il diritto alla vita e all'esistenza di una popolazione. Quindi c'è una situazione di fatto che impedisce la formazione di questo diritto all'esistenza, ed è quella il problema base, il problema a monte che va rimosso. Poi di fatto io penso che ai ceceni vada anche bene una soluzione come quella del 96, dopo la prima guerra, cioè stato un accordo di pace che non aveva totalmente strappato la Cecenia alla Federazione Russa, ma